Hola love! Ciao belli, ciao belli alla cigala. Allora, mi vedete truccata perché vuoi fare. Cioè, almeno stammi per bene. Perché mi sono truccata per fare il video dei prodotti della Beauty Glazer per mostrarveli. Ora, qui davanti c'è un pandemonio, un macello che ve lo raccomando. Mi si è rotto pure il fondotinta dell'Active Light della Pupa. E ci ho tirato una serie di rosari, vero? Che se c'è qualcuno credente, oggi vi sarà tremato la terra sotto i piedi. Allora, cominciamo. Vi faccio vedere questi prodottini. Allora, loro sono stati così gentili da inviarmeli. Questo è il prodotto della Moonlight Marmalade. Io ho mangiato ed è ancora qua. Non si è mosso. Ve lo vorrei far vedere, che a me non mi dura niente. Lo rintensifico. Allora, così lo vedete un po' meglio. Dunque, vi parlo appunto di questa marca. È una marca che io ho conosciuto per caso da eBay prendendo una paletta che costava pochissimo. Ed è questa. Naturalmente ora io vi rimetto il video anche di questa qua, ma nel video precedente poi ho già messo tutti questi video. Io vorrei che questo piccolo capello qui non ci stesse così, però. E quindi io ora ve li metto, però insomma è normale avendoli messi anche di là. Allora, questa è quella che ho preso io. Diciamo che naturalmente qui c'è il coniglietto, cosa che io spero vivamente che sia vero, perché sai, lo scrivano e poi magari non è vero. E dice, vi lascio naturalmente il loro sito nell'info box con i vari link Instagram, eccetera. E vi volevo dire da dove veniva, ma non me lo dà. Quindi Banca dell'America, Central HK. Allora, la prima è questa, che vorrei spiattellare però anche qualche brillantino. Questi brillantini praticamente hanno già internamente la colla. Vedete? Voi non avete assolutamente bisogno di metterci la colla. È stata una delle migliori scoperte del 2018 insieme al mascara della Essence. Perché appunto hanno questi ombretti hanno una qualità davvero pazzesca. So che tantissimi di voi l'hanno presi quando gliel'ho mostrato e questo mi rende molto felice. Perché vuol dire che vi fidate di quello che vi dico. E naturalmente mi è stato detto che avevo ragione. Perché sono davvero dei prodotti pazzeschi. Io sono rimasta folgorata. Allora, loro vedendo i miei trucchi m'hanno voluto inviare delle cosine. Quindi la palette è questa. Il trucco che vedete su è fatto con questa palette. E vi lascio il link qui, ma è il video precedente a questo. Ma non so se ve li metto insieme. Comunque uno dopo un altro. I colori sono questi. Sono 15 colori. E devo dire che sono i colori che a me piacciono tanto. A me questi qui. Questi colori caldi così mi piacciono molto, ora non ho. E in più, allora, sono prodotti molto, molto scriventi, non hanno un eccesso esagerato, non c'è lo specchietto, però sono palettine in cartone, a me piacciono moltissimo, devo dire, sono comode. Molto scriventi comunque i matte, perché ora è perché non ho pigiato abbastanza, ve ne faccio vedere uno. Questo, pigiato abbastanza, eccolo qua. E lo stesso i glitter, a differenza dell'altra palette, perché l'altra palette comunque sono proprio glitter, che questi sono shimmer. A me sono piaciuti, poi hanno anche un'ottima durata. La palette è molto bella. Purtroppo il problema del cartone è questo, no? Che magari non può sciuparsi. E poi mi hanno inviato i lip. Allora, io avevo visto che loro avevano anche i lip, ma non mi ricordo se ho scelto pure i lip e quelli me l'hanno mandati loro. Ma hanno mandato il set intero. Allora, vi arriva così: sono tutti matte e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi con 3, 4 nude e 2 un po' più scuri. Allora, io l'ho testati già, ci ho anche mangiato e devo dire che non sono rimasta per niente insoddisfatta. Anche se devo essere sincera, perché tanto lo sapete, io lo sono.
Non mi piacciono molto i colori, nel senso che sono colori un po' particolari. Devo essere sincera, i colori non mi fanno impazzire, ma proprio come colorazione. Partiamo dal primo. Allora, il prodotto è questo. Dovrebbero essere 65 ml, comunque è made in Cina, chiaramente, perché la gente, oh, io compro un'altra palette, ma comunque sono tutte made in China, made in SPR, tutte SPQR. Allora, questo è Exposed. Allora, io ultimamente sto usando un sacco di lip. Ah, ragazzi, anche se è piccolo così, va bene, ma ci vuole tempo per finirlo, anche se è più piccolino, quindi io sono dell'idea che comunque, anche se sono più piccoli, va bene, cioè, a meno che tu proprio non te lo metta tutti i giorni costantemente, talmente tanto da finirlo, insomma, la differenza tra questo e questo, allora io prezzi non li so, questo devo essere sincera, però, allora, questo è Exposed, ed è il primo, ed è il rosa chiarissimo. Allora, come vedete hanno una bellissima stesura e sono anche colori omogenei, sono molto morbidi. Io vi volevo fare, vi farò il coso sulle labbra, dai, se no di che sa. Allora, ve lo mostro mentre me lo do. Questo è Exposed. Mi piace anche quello per darlo, perché è corto. Come vedete, cerco di dargli un po' la meno peggio, eh. Allora, questo è Exposed. È un colore molto chiaro, però a me piace molto. Devo dire che a me questi colori non sono mai dispiaciuti. A me mi garba, ecco, io ve lo dico col cuore, lo sistemo, dove dentro me lo dovete dire. Questo è Exposed. Allora, ho notato che comunque ci sono delle colorazioni, cioè tipo quella che ho adesso, vedete? Tra metterla sul braccio e poi metterla sulle labbra, la colorazione è diversa, sulle labbra vi cambia. Io, se qualcuno lo sa, spiegatemelo, perché a me sta cosa mi è tornata. Ok, le labbra hanno un colore più scuro. Però, allora, come vedete un po' attaccano, vedete? Non me lo ricordavo, stavo per fare una sciofera. Allora, attaccano. Un pregio che hanno è che anche se li stratificate comunque tendono a non sentirsi questa stratificazione, però purtroppo le dovete far seccare molto bene perché altrimenti vi si attaccano. Allora, questo è Exposed, che è il colore nude però tendente al rosato. Queste sono le salviette che ho preso l'altro giorno della Garnierna, la Carrera, 1,80 euro, buone. Ecco, ora lo state per vedere più o meno della colorazione che è. Allora, il prossimo invece è Dolce K. Ed è anche questo, ed è, io dico sempre ed è, vabbè, un nude, anche se è un nude però scuro, ok? Quindi tendente al marrone, quello era un nude rosa. È tipo un color mandorla. Eccolo qua. Allora, anche questo, come vedete, la colorazione un po' cambia, però anche questo è un bel colorino. Io tendo a non usare questi colori così perché comunque tendono ad essere parecchio uguali al mio incarnato, specialmente ora che sono parecchio più scura. Preferisco un Exposed, che è chiaro in quel modo, però ora lo vorrei far asciugare per farvi vedere la differenza. Allora,
però comunque tendono a appiccicare. Poi c'è Candy K, che invece è un nude tendente al rosa, sempre ve lo metto sopra, vedete? Eccolo qua. Ed è un nude rosato. Questi sono nude che comunque per me, non, avendo una pelle così scura, non vanno bene. Perché è come se tu non avessi poi niente. Perché è così. Allora ci metto un po' di... vedete, cerco di usare il pennello di prima per questo, per evitare di... Però tanto poi comunque rimango in casa. Quindi... Ok, mostro anche questo. Eccolo qua. E questo è Candy K. Questo non è male, è un nude un po' più rosato, però per me è sempre troppo scuro adesso. Cioè, sono troppo scura io. Poi, Coco K invece, come vedete, è un nude però rosso, rosa antico. Allora, questo è un colore che a me piace tantissimo ultimamente. Ho preso quello della Sephora, adoro questo colore, perché non lo so, so solo che ultimamente mi piace tanto e perché forse riesco a giostrarlo con più colorazioni, con più, insomma, mi ci vedo di più. Eccolo qua. E questo è Coco K. E questo mi piace già un po' di più. Adesso veniamo agli ultimi due colori che sono quelli più scuri, cioè questi due. Allora, questo è Kristen e c'è Leo. Allora, Kristen è un rosa molto scuro. Allora, cazzo di... Allora, che dico allora? Dunque, non mi dispiace come colore per niente. Non so il perché, il per come, quando poi me lo vedo addosso, mi ci vedo parecchio meno rispetto a tanti altri. Eccolo qua. Allora, è un colore particolare, nel senso, io solitamente non mi vedo con questi colori, ok? Non lo so come mai. Come il rosso della Wycon che ho preso ieri, tendenzialmente non li acquisto. Cioè, capito? Se vedo un marrone scuro bello e un rosa così, o rosso, quello che pensate sia, non lo prendo. Cioè, tendo a prendere un mortaccino, però che magari... Ne ho mille, però perché questo non mi entra proprio, non lo so, però è molto bello invece. Devo dire che come colorazione ora me lo so dato di merda, però. Quanto mi vorrei fare un bel
alle labbra, che soddisfazione sarebbe quando mi do i lip. Cioè, capito, a me piacerebbe solo per una questione, comunque, avere leggermente le labbra che riesco a darmi il lip e si veda bello. Quindi non enormi, però così, è così. L'avessi così, invece come vedete il mio labbro di sopra è molto piccolo. E poi abbiamo Leo. E Leo è il colore più scuro di tutti, che io adoro questi colori, vi lo sapete. A me questi rossi vinaccia così ultimamente piacciono tanto. Anche se tendevo più a dei rossi tipo Salem, della Lime Crime. Sempre dei rossi mattonati, quindi. Come vedete appena asciugano i colori cambiano. Ricordatevi sempre, per esempio, quello della Wycon dell'altro giorno, se me lo sono dato, me lo sono provato e l'ho fatto seccare, altrimenti non l'avrei preso. Ed è seccato per caso, perché me lo sono dato, mi sono messa a chiacchierare con quelle citte e mi si è seccato ed ho visto il colore e l'ho preso, altrimenti non l'avrei preso perché non mi piaceva come colorazione. Invece quando seccano, vedete, perché comunque questo ho, allora guardate adesso, seccandosi hanno un'altra colorazione. E questo è Leo. Nonostante abbia un corso, io poi non mi so truccare. Perché se sapessi andare per benino un millimetro sopra le mie labbra, più o meno così, ecco qua, più o meno così. Però da una parte è dritto, da una parte è storto, vedete, io non lo so fare. Questo è perfetto, questo no. Va bene, questo è Leo. Molto, molto, molto bello. Ok. E allora, molto colori belli, colori molto. Allora, a me questi lip non dispiacciono. Le palette mi piacciono molto di più, però, della Beauty Glazed. E questi lip, invece, a differenza di un Light Mermaid che è da mani nei capelli, questi sono dei lip che comunque tendono un po' ad appiccicare, anche se vi devo dire che l'ho portati e non sono malvagissimi, però se puntate sulla Beauty Glazed, puntate sulle palette, perché quelle sono il clou, bellissime. E vi prego, date un'occhiata a questa Moonlight Mermaid, perché veramente ne vale la pena. Questo lì per me, ma panico paura. Ce l'ho fatta, ho girato pure questo. Ora è domenica, io ora mi rilasso e poi collasso. Ve l'ho già detta tutte le volte, c'ho il costume nuovo, quello che presi al mercato a 2 euro ed è marrone, molto caruccio, mi piace, non avevo costumi marroni così. Io vi mando un grande bacio, spero che passiate una domenica bellissima. E se vi avrei voluto rispondere a qualche domanda, potrei farlo quasi quasi. Ciao, love. I love you.